Ciao carissimi e carissime, sempre ringraziandovi per tutto quello che mi scrivete, oggi andremo ad affrontare questa domanda con tre stesure che potete guardare qui i numeri. La domanda è: vuole camminare a fianco a me? Che sarebbe, vuole, è più poetico, diciamo, che sarebbe vuole. Vivere con me, ma non necessariamente, perché camminare appunto è un concetto un po' più profondo e quindi andremo ad affrontarlo con diversi tarocchi come sempre. Oggi ne affronteremo quattro tarocchi. Quindi incominciamo a togliere la numero 2 e la numero 3 e lasciamo la numero 1. Allora, vuole camminare a fianco a me? Questa domanda vale anche per una persona non libera, lo dico perché nel taglio uno dei due potrebbe essere impegnato. Questo non vuol dire che non voglia camminare insieme a voi. Cioè che il suo desiderio, e che prima o poi si potrà realizzare, è quello di camminare insieme a voi, anche se avesse una compagna o se voi avete un compagno. Beh, direi che questa è una bellissima stesura. E dove lui veramente vuole camminare a fianco a voi, e anche se apparentemente in questo momento la relazione è instabile, voglio vedere esattamente la posizione di lui per capire. Sì, diciamo che lui vuole camminare a fianco a voi, però deve rivedere delle cose che sono successe e accadute fra di voi. Andiamo a vedere proprio se a livello proprio spirituale lui sente o lei sente di questo desiderio, diciamo, verso di voi, no? Qui è più una volontà che un desiderio, perché la domanda è: vuole camminare a fianco? Ecco, io direi proprio di sì. Direi proprio di sì, perché lui dentro di sé, a livello spirituale, sente che voi potreste essere la compagna giusta. Quindi direi che proprio, andiamo a vederlo anche con i nostri tarocchi deck, lui vuole proprio camminare. Io voglio vedere sempre su tutti i piani, perché così la manifestazione diventa completa, no? Di solito le carte sono sempre molto esplicite in armonia fra di loro, però diciamo che con l'angelo assolutamente la risposta è sì, lui vuole proprio camminare con voi, però appunto agiscono ancora delle cose. Qui c'è una luna, la giustizia, che potrebbe essere anche il matrimonio. Qui non si parla proprio di matrimonio perché c'è ancora qualcosa da rivedere, come vi ho detto prima. Vediamo però con la carta del consiglio che cosa potete fare voi. Beh, intanto voi potete cercare di essere felici, il banchetto, di essere felici con lui, di godere dei momenti in cui state vicino a lui, come se già voi camminaste insieme a lui, perché è molto importante dire a noi stessi come se, perché se interviene la mente incomincia a dire no, però intanto non ha fatto una cosa, invece il come se. E in questo caso il banchettare è: io vivo ogni momento con te come se fosse un momento eterno, e questo fa sì che la manifestazione possa diventare completa.
e quindi essere pronta, perché appunto stiamo andando a vedere quello che una persona vuole. Quindi andiamo a vedere la seconda stesa, la numero 2, e andiamo a vedere la stessa domanda. Vuole camminare a fianco a me? Vediamo. Questo camminare a fianco a me è bello anche da visualizzare, perché a livello spirituale dice molto, e noi sappiamo che la manifestazione avviene sempre prima nello spirito. Beh, ultimamente questa persona ha avuto un cambiamento positivo nei vostri confronti, nel pensiero dei vostri confronti, quindi lui ha pensato che potete superare questo momento difficile che avete avuto. C'è stato, qui sembrerebbe che nel passato ci sia stato appunto un inizio di una relazione piuttosto bello, poi ha avuto un momento di lieve declino dovuto soprattutto a fattori inconsci, quindi caratteriali di conoscenza, diciamo che questo cambiamento ha portato a, vado a vedere dove siete, ha portato a un arresto, quindi a un arresto del suo volere, diciamo, no? Del suo pensiero, cioè lui si trova in una posizione, infatti, un po' bloccato, diciamo, no? Su questa domanda, naturalmente, perché tutte le carte si concentrano sulla domanda che è stata fatta. Quindi andiamo a vedere meglio coi tarocchi deck. Vuole camminare a fianco a me. Vorrà. Nel senso che lui dice ci penso, per adesso mi rendo conto che ci sto bene con questa persona, che è la persona giusta, però adesso prendo tempo perché non sono pronto in questo momento a fare le cose, diciamo, che so che anche l'altra persona, che la mia partner vuole. In questo momento io non sono pronto. A questa persona gli è accaduto qualcosa dentro e è un po', appunto, come dicevo, bloccato. Bisognerebbe andarlo a approfondire, perché ma non è la stesura questa. Ecco, però l'ultima carta per quanto riguarda sempre questa domanda, vuole camminare a fianco a me, è il cavalcare. Quindi lui non vuole camminare, ma cavalcare insieme a voi. Siete energetiche per lui, siete energetici per lei. E lui sì, vuole cavalcare, sa anche un po' di godiamo tutto insieme, tutto in una volta, qualcosa di veloce. Quindi da un lato c'è l'eremita che lo ferma su un eventuale matrimonio, relazione seria, così, perché c'è qualcosa nel suo inconscio che non è a posto, dovrebbe andare un po' a guardarsi le sue paure. Nello stesso tempo però c'è il cavalcare, quindi lui è come se in questo momento volesse camminare a fianco a voi per un bellissimo intenso periodo e poi fermarsi e poi ricominciare. Quindi non c'è una prospettiva continua per un futuro nella sua mente, non sto andando a vedere se questo accade o no, sto andando a vedere se lui veramente vi sogna come la persona con cui vuole camminare per il resto della vita. Diciamo che voi potete intanto, perché questa è anche la carta del consiglio, potete anche visualizzarvi appunto insieme in qualcosa di fortemente energetico. Non sto parlando dal punto di vista fisico, sessuale, seppur questo ovviamente
è importante, perché l'inconscio è rappresentato anche, per alcuni psicologi, dal cavallo. Quindi tra la luna e quello che abbiamo visto, il consiglio qui mi viene da dire: visto che c'è questo cavallo, prendete l'occasione quando lui è, lo sentite un po' sbloccato rispetto alle sue problematiche, e correte verso la vostra strada, no? Quindi spero di essere stata esaustiva, perché qui la stesura effettivamente era un po' a strati, diciamo, un po' più complessa. Alle volte sono molto chiare, alle volte bisogna andare un po' più a fondo, e andiamo a vedere la stesura numero 3. Allora, la stesura numero 3 del vuole camminare a fianco a me, vuole camminare a fianco a me. Allora, beh, vi ritiene delle persone forti, decisioniste, quindi lui immagina, pensa, sente che voi soprattutto volete camminare a fianco a lui, quindi fa un po' di resistenza, Cioè lui non si lascia andare totalmente, anche se quando vi vede lui vuole questo, diciamo che quando vi vede lui vuole camminare a fianco a voi e pensa che siete l'unica persona con cui vuole stare, veramente gli si apre il cuore, gli occhi, tutto, ma poi diciamo che quando si ritrova da solo o da sola, anche se sta vivendo delle situazioni un po' pesanti della sua vita, si dimentica di questa volontà che gli viene spontanea dal cuore, Quindi andiamo un po' a vedere dov'è questa, diciamo, questa volontà nella parte più spirituale. Ecco, qui abbiamo la carta che è uscita, mi sembra, in una stesura precedente, e qui abbiamo, sì, la volontà sta creandosi dentro di lui, questa volontà, vuole, io voglio, vuole, non vorrei, perché il vorrei è un astratto, un sognare astratto. Lui sì, a livello profondo sicuramente lo vuole, a livello esteriore no, perché deve risolvere ancora delle cose sue, o lui crede di dover risolvere delle cose, potrebbe risolvere anche con voi a fianco, ma questo non accade, ne prendiamo atto e vediamo poi cosa ci daranno il consiglio. Intanto vediamo cosa ci dicono i tarocchi deck, dicono che deve proprio risolvere delle situazioni, che voi potreste essere, anzi siete la persona giusta per lui, ma lui non può adesso. Però vi posso dire di insistere, anche voi vi state un po' guardando intorno, vedo, Comunque io dico insistete, perché questa volontà c'è nella sua parte spirituale, quindi non dovete altro che tirarla fuori. Diciamo che in questo momento non ve lo dimostra un granché, dovete andare proprio a sentire nel profondo, magari facendo anche una meditazione. Vediamo il consiglio che vi danno per cercare di esternare. Ecco, cane, probabilmente il cane rappresenta la fedeltà, quindi una persona che c'è, il cane cammina a fianco a noi, però cammina al guinzaglio, no? Di solito, e viene liberato solo magari in certi momenti dove si può, in spazi aperti. Quindi il consiglio è di dargli fiducia, ma di essere anche molto fedeli a questo pensiero
prima di tutto voi, vuole camminare a fianco a me, sentirlo dentro di voi che lui vuole, perché se voi avete dei dubbi, come può manifestarsi una cosa? Perché noi pensiamo sempre che l'altro sia così tanto separato da noi, ma in realtà se noi andiamo e più in profondità vediamo che a livello spirituale siamo tutti uno. Quindi questo consiglio vi dice: siete voi che dovete avere fiducia in questo vuole camminare a fianco a me. E anche qui io vi dico: provate con l'esercizio che consigliano i coniugi X, cioè come sarebbe bello se. E quindi se incominciate a sentirlo voi, dal momento che il Transurfing dice che noi siamo i creatori della nostra realtà e che siamo noi che ci spostiamo nello spazio delle varianti che sono infinite, nel momento in cui voi incominciate a sentire col sentire del cuore, e qui entra in gioco la Earth Vibration, col sentire del cuore che voi, che lui o lei vogliono camminare a fianco a voi, a un certo punto questa cosa crea un entanglement quantistico, quando quindi due atomi vengono separati e alla una distanza lontanissima fanno la stessa identica cosa. Quindi, con tutte queste chiavi che vi ho dato, spero di essere stata esaustiva anche qui e vi dico: abbiate fiducia molto in voi stessi e nella vostra capacità creativa. Quindi, anche oggi, anche stasera, io vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro il meglio per il vostro massimo bene. A presto, arrivederci. Ciao a tutti.